Io parlerò non proprio di disturbi del sonno del bambino, ma il mio argomento è sul sonno e l'alimentazione del bambino. E ci sono dei concetti generali che credo siano già stati enunciati in precedenza. Io stamattina ero in un altro convegno, quindi non sono potuto essere presente. E quindi noi sappiamo che i soggetti che dormono poco hanno problemi relativi a alcune secrezioni ormonali, come la leptina, che è regolatore della sazietà, e la grelina, che è regolatore della fame, e quindi una alterazione del sonno, una ridotta durata del sonno, si associa necessariamente a disturbi metabolici e in particolare ad aumento dell'obesità, e molti studi hanno dimostrato questo. E in realtà che la cosa interessante è che se io dormo meno cambia anche la mia dieta. Cioè io scelgo degli alimenti differenti a seconda della mia quantità di sonno, e questo credo sia estremamente importante perché, ad esempio, è stato visto che quelli che dormono meno consumano alimenti più ricchi di energia e un particolare tipo di alimento, tipo grassi o carboidrati e meno proteine, ad esempio, e c'è una irregolarità dei pasti. E quindi nella società occidentale, cioè nelle nostre società dove c'è una larga quantità di cibo a disposizione e dove comunque c'è una tendenza alla riduzione delle ore di sonno, questo è strettamente correlato all'aumento dell'obesità non solo nell'adulto ma anche nei bambini. Come dicevamo prima, alcuni fattori dietetici, sia il sonno cambia le mie scelte alimentari, sia alcuni fattori dietetici influenzano il sonno. Questo forse è stato già detto, in particolare l'intestino viene chiamato il cosiddetto second brain, secondo cervello, perché numerosi neurotrasmettitori influenzano sia a livello intestinale sia a livello cerebrale, sono gli stessi neurotrasmettitori con azioni differenti. E in particolare, per esempio, abbiamo la melatonina, il triptofano, la serotonina, che sono degli alimenti che possono, neurotrasmettitori ed alimenti che possono in qualche modo condizionare e modificare il sonno, quindi o lo alterano oppure lo favoriscono. Questo studio mi sembra interessante perché fa una gradazione, cioè dice che quelli che dormono meno dormi e più hai una ridotta varietà di cibi nella dieta, più meno proteine consumi invece più carboidrati, meno carboidrati, meno fibre, meno grassi. E i lungodormitori, per esempio, consumano meno zucchero. Questo potrebbe essere anche un elemento che favorisce la non obesità in questi soggetti che dormono di più. E i nutrienti meno consumati dai brevi dormitori erano questi: la vitamina C, la luteina, la xantina, il selenio, eccetera. Quindi c'è in qualche modo una correlazione fra la quantità di sonno, meno di 5 ore, più di 5 ore e una 9, 8, 9 ore, che è quello che dovrebbe essere 7 ore normale, e un cambiamento delle abitudini alimentari. Poi ci sono dei cibi buoni in qualche modo che favoriscono il nostro sonno, dei cibi cattivi che invece lo ostacolano. Cioè i cibi buoni sono prevalentemente cereali, latte, yogurt, pane, pasta, eccetera, mentre invece gli altri elementi, ovviamente la cioccolata, la Coca-Cola, il tè, il caffè, qui c'è un sacco di cioccolata a disposizione per stare svegli, broccoli, formaggi stagionati, in genere cibi molto salati determinano una alterazione del sonno e poi cibi molto piccanti possono determinare queste alterazioni del sonno, oltre ai conservanti che vengono spesso messi negli alimenti. Ci sono delle ovvie considerazioni da fare quando parliamo del bambino, cioè che durante l'allattamento ovviamente la mamma deve evitare di assumere sostanze eccitanti, e poi se c'è una familiarità per allergia dobbiamo stare attenti perché molti dei bambini che non dormono, specie in età precoce, potrebbero avere un'allergia a degli alimenti passata che passa attraverso il latte materno. Quindi bisogna sempre stare attenti a considerare anche la dieta materna nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un bambino che ha un problema di sonno. Poi bisogna favorire ovviamente le proteine vegetali e se si è visto che l'aumento della somministrazione di carboidrati serali, probabilmente perché aumenta l'indice glicemico e mantiene stabile l'indice glicemico, favorisce una migliore continuità del sonno. Noi abbiamo probabilmente appunto questo discorso in relazione all'obesità e al sonno inadeguato
e all'aumentato rischio di obesità, diabete e problemi cardiovascolari è stato già affrontato, ma questo è evidente anche nei bambini. È stato visto per esempio che un maggiore rischio di obesità c'è in bambini già anche piccoli, quelli che dormivano meno di 11 ore, oppure negli adolescenti che dormivano meno di 6 ore, o bambini di 6-7 anni che dormivano meno di 8 ore. Insomma, in generale una ridotta durata di sonno dell'infanzia aumenta il rischio di obesità nei bambini. Quindi adesso, specialmente in questo periodo, è stato visto da uno studio che ha preso in considerazione tutte le durate del sonno dal 1900 fino al 2008, e si è visto che i bambini di oggi dormono 75 minuti di meno, cioè un'ora e un quarto di meno rispetto a quanto si dormiva 100 anni fa. Quindi questo, considerando quello che stiamo dicendo oggi, probabilmente è un fattore che in realtà favorisce anche l'obesità in maniera più o meno indiretta. E i bambini che hanno per esempio apnee ostruttive hanno una preferenza per gli alimenti ipercalorici, e si è visto che i bambini che hanno un sonno continuativamente, diciamo, più basso e meno di minor durata, hanno un maggior rischio per diventare obesi, 4.2 volte il rischio di diventare obesi. Ma anche un'altra condizione di cui parlerà poi il dottor Della Marca, come i disturbi alimentari, cioè l'anoressia, la bulimia e i disturbi alimentari in generale correlati al sonno, sono strettamente associati a patologie del sonno, a disturbi del sonno, in particolare insonnia, con una mediazione di un problema psichiatrico che è la depressione. Ma questi disturbi alimentari però sono correlati al sonno anche nei bambini piccoli, perché uno studio relativamente recente ha fatto vedere che un bambino che dorme poco è anche un bambino che mangia male o che ha dei disturbi di tipo alimentare, che possono essere delle allergie, possono essere difficoltà di alimentazione, può essere un bambino che rifiuta certi cibi, e questi bambini con disturbi alimentari hanno in genere una ridotta durata del sonno, e i genitori riportano che questi sono bambini problematici per farli mangiare, o sono iporestici, o comunque hanno delle difficoltà in fase di alimentazione o di svezzamento. Spesso bisogna considerare che molte insonnie del bambino iniziano in concomitanza con lo svezzamento, e quindi dobbiamo chiederci se non sia l'alimentazione sbagliata o un'allergia alimentare a determinare questi disturbi del sonno nei bambini. Ma il bambino naturalmente dovrebbe essere allattato al seno, anche se questa tendenza, diciamo, sta riducendosi nei paesi occidentali. I bambini allattati al seno, da un certo punto di vista, hanno più risvegli notturni, in maniera paradossale, perché noi dovremmo essere magari più abituati a pensare che un bambino che sta addormentato al seno dorme più serenamente. In realtà è un bambino che richiede più spesso i pasti durante la notte specialmente, e quindi è un bambino che si sveglia di più per mangiare più frequentemente. Ma questo non significa che dorme peggio la madre poverina che si deve alzare ogni volta per farlo mangiare. Quindi non è questo, perché poi l'allattamento al seno si è visto che ha una serie di diciamo di connotazioni positive, con effetto protettivo sulla tosse, sul russamento, su problemi respiratori, eccetera eccetera. Ma dobbiamo considerare anche un'altra cosa, che il latte materno durante il giorno cambia, non è sempre lo stesso. Cioè, se noi diamo un latte formulato, quello ha sempre la stessa composizione. Il latte materno invece cambia a seconda del momento della giornata, per cui il latte materno che viene dato la sera, per esempio, ha un più alto contenuto di triptofano e di melatonina, che dovrebbe in qualche modo favorire il sonno. Quindi dobbiamo essere, tanto è vero che esistono dei latti formulati, sono stati fatti, che si danno a diversi orari con diverse composizioni per rispettare queste oscillazioni circadiane del contenuto del latte materno. Quindi è estremamente importante. Però l'altra cosa che è stata vista è che ci sono diversi studi che, se noi diamo un latte arricchito, un latte artificiale arricchito con triptofano e carboidrati, quel bambino avrà una migliore durata del sonno, una migliore qualità del sonno. Quindi se abbiamo un bambino, se dobbiamo scegliere un latte formulato per un bambino che si sveglia la notte, che ha molti problemi di risvegli notturni, dobbiamo scegliere un latte con un alto contenuto di triptofano, che potrebbe aiutare in qualche modo il sonno di questi bambini. Però, come dicevamo prima, il latte può essere anche responsabile di insonnia. C'è un'insonnia caratteristica che è legata alle intolleranze alle proteine del latte vaccino,
che in qualche modo determina quello che dicevamo prima, cioè un aumento dei risvegli notturni in concomitanza con lo svezzamento. E questo va sempre tenuto ben presente nel momento in cui ci troviamo di fronte ad alcuni bambini con questo tipo di problema. Qui c'è una nuova sostanza che viene utilizzata in Cina e sembra che sia molto efficace per l'insonnia, probabilmente questa mamma la dava nel panino alla bambina che... al panino si addormentava. Vabbè, esistono anche altri tipi di problematiche. Dominic. Bambini che papà. Si addormentano col biberon, questa è una cosa assolutamente da sconsigliare. Perché poi diventa una modalità comune di addormentamento, il bambino si sveglia durante la notte per poi riprendere il biberon per addormentarsi. Quindi ci sono delle modalità che vanno assolutamente evitate in certe situazioni, ma e quindi non vanno fatte certe cose, cioè tipo farlo addormentare in maniera strana, tipo dargli la mano, i capelli o qualsiasi altra cosa per cui la mamma deve stare vicino al bambino. Io avevo una mamma che mi diceva che il bambino si addormentava solo mettendo le dita nel naso della madre, per cui la madre doveva stare sul lettino del bambino e si doveva far mettere le dita nel naso perché il bambino si addormentava solo in quel modo. Ma ci sono diversi modi, tant'è vero che noi per vedere un po' quali erano le modalità più strane abbiamo fatto un'inchiesta tanti anni fa su come facevano addormentare i genitori il bambino. E questo è queste sono le modalità, cioè il giro in auto, lo stare ad alto volume, far respirare il gas del forno, far dormire sopra la lavatrice accesa, punire il bambino, portarlo al pranoterapeuta, dargli il vino. In realtà se noi vediamo possiamo capire bene, il giro in auto è l'unica cosa che fanno i papà per far addormentare il bambino, perché prendono il bambino, lo mettono in macchina, lo mettono in auto e girano per il raccordo anulare, la notte ci stanno un sacco di padri col bambino dietro alla macchina. Poi il gas del forno può sembrare una pratica nazista, in realtà c'è un film del neorealismo di Vittorio De Sica in cui si vedono le balie che hanno il bambino che piange, gli fanno respirare il gas del forno e l'anestetizzano per farlo addormentare, quindi non è una pratica così. E poi insomma ovviamente prendono il vino, si usa il ciuccio con lo zucchero, il vino rosso per stordire il bambino e farlo addormentare ubriaco nel letto. L'aglio sul cuscino si usa in Sicilia, non so perché, non so se è efficace, ma si mette in Sicilia questa cosa qui. Comunque ecco, queste sono delle strane modalità insomma che usano i genitori, perché a un certo punto quando un bambino non dorme i genitori sono assolutamente disperati dalla mancanza di sonno e quindi cercano di attuare qualsiasi pratica che possa essere utile per far addormentare il bambino. Una delle pratiche utili tra virgolette, che poi secondo me non è utile, è quello di utilizzare per prima cosa i fitoterapici, perché non fanno male, perché sono naturali, così come viene considerata tra virgolette la melatonina. In realtà i fitoterapici non esistono prove scientifiche solide, l'unico fitoterapico per cui esistono delle prove scientifiche è la valeriana, quindi è l'unico per cui ci sono degli studi controllati. La camomilla non si capisce perché sia stata utilizzata, o meglio, forse una spiegazione c'è, sia stata utilizzata perché se voi prendete qualsiasi testo di fitoterapia non c'è una indicazione per il sonno nella camomilla. La camomilla è un mio rilassante della muscolatura liscia intestinale, quindi probabilmente veniva dato ai bambini con le coliche gassose perché avevano questo problema alla pancia e quindi si pensava che fosse favorisse il sonno, ma in realtà se qualsiasi trattato di fisioterapia, vi invito a vederlo, non riporta nessuna indicazione per il tipo di per l'insonnia. Altri frutti tipo la kiwi, le visciole eccetera possono favorire il sonno. E un'altra cosa che favorisce il sonno è l'assunzione di omega 3. Ci sono degli studi recenti
che fanno vedere come già durante la gravidanza determinava una riduzione degli arousal e del sonno attivo, del sonno più, diciamo, più agitato nelle prime 48 ore di vita postnatale. Quindi già gli omega 3 agiscono già attraverso la circolazione fetoplacentare, e l'assunzione di omega 3 sembrerebbe migliorare anche il sonno nei bambini dopo la nascita. In genere, se noi abbiamo degli alimenti che sono ricchi di energia oggi come oggi, e questi alimenti ricchi di energia sembrano essere quelli più disturbanti per il sonno. Quindi anche qui bisognerebbe fare un'educazione alimentare in qualche modo per prevenire questi problemi di sonno. La cosa che si è vista, appunto, che gli adolescenti che dormono meno hanno un'alimentazione molto più sregolata, tra virgolette, con una predilezione per gli alimenti più ricchi di energia, e invece dall'altra parte, se noi facciamo mangiare al bambino piccolo, questo parliamo di bambini più piccoli, un pasto con alto contenuto di carboidrati, probabilmente miglioriamo la sua continuità del sonno. I carboidrati sono contenuti anche nei cereali, come vedete anche i cereali dati nei neonati o nei bambini nei primi mesi di vita possono stabilizzare e migliorare il sonno. In particolare alcuni latti formulati con alto contenuto di triptofano, come dicevamo prima, possono migliorare il sonno. Perché parlo di triptofano? Perché il triptofano è il precursore della serotonina e della melatonina, e quindi di conseguenza all'interno della catena metabolica può aumentare i livelli di serotonina e di melatonina durante la notte. Quindi, però, è un aminoacido che non produciamo noi e dobbiamo per forza introdurlo dall'esterno. È contenuto in grande quantità nella frutta secca, nei legumi, nel riso, negli spinaci, e quindi può favorire in qualche modo il sonno. Ci sono degli studi che hanno evidenziato un effetto migliorativo prevalentemente negli adulti, questi sono stati fatti, però si è visto e diversi anni fa, perché poi è successo che ha determinato una serie di problemi, quindi è stato un po' abbandonato il triptofano, ma a mio parere andrebbe ripreso, perché è una sostanza del tutto naturale che in qualche modo può migliorare il sonno. Non ha effetti oppiacei, come vedete, quindi non induce il sonno, non è come un farmaco, una benzodiazepina che induce il sonno, non limita le funzioni cognitive e non inibisce il risveglio, cioè non c'è un effetto al mattino come possa avere con qualsiasi tipo di benzodiazepina o altro farmaco sedativo. E quindi se noi assumiamo triptofano anche attraverso carboidrati o attraverso altre sostanze che lo contengono, miglioriamo, aumentiamo i livelli di serotonina, e in particolare anche l'alfa-lattoalbumina, che è contenuta nel siero del latte, ha un alto contenuto di triptofano e può avere effetti benefici, sempre che non ci siano ovviamente allergie alimentari. Un'altra sostanza che è stata implicata nel sonno, ma è estremamente importante, è il ferro. L'unica carenza diciamo che c'è nei paesi occidentali è quella del ferro. Cioè noi abbiamo delle anemie ferroprive anche in paesi occidentali, mentre invece sono endemiche in altri paesi meno sviluppati. E c'è un'associazione fra alterazione dei ritmi circadiani e carenza di ferro. In particolare il ferro è importante perché abbiamo nella substanza nigra nel cervello, che si chiama nigra proprio perché ci sono i depositi di ferro ed è nera, abbiamo una buona quantità di ferro. Questo ferro serve per la produzione della dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che, se io ho alti livelli di dopamina, mi muovo di meno durante la notte; se ho bassi livelli di dopamina, mi agito molto durante la notte. Allora questa carenza di ferro può comportare una serie di problemi, che sono per esempio le alterazioni della struttura del sonno. Nell'adulto una carenza di ferro può far accentuare la sindrome delle gambe senza riposo, che è quel disturbo che appena mi metto a letto comincio a sentire un fastidio alle gambe, mi devo alzare, mi devo muovere e non riesco a addormentarmi perché ho questo fastidio così accentuato durante la notte. Quindi
fare una prevenzione dell'anemia ferropriva significa prevenire in qualche modo anche un problema di sonno, oppure cercare di curare questo problema di sonno attraverso semplicemente la somministrazione di ferro. Okay. Ed è stata associata proprio perché questi bambini poi si agitano la notte, dormono male, ma si agitano anche durante il giorno, e quindi sono bambini con deficit di attenzione e iperattività che probabilmente hanno una concausa appunto nella carenza di ferro. Concludo semplicemente con altri tipi di sostanze, che sono il potassio, il magnesio e la vitamina B e il sonno. Sembrerebbe il potassio abbia una influenza positiva sul sonno, in particolare il magnesio ha un effetto GABA agonista. Il magnesio è anche un cofattore per la sintesi della serotonina e della melatonina, quindi può aiutare, così come lo è la vitamina B6. Quindi magnesio e vitamina B6 possono in qualche modo, se associati, aiutare una migliore qualità del sonno nei bambini, e anche le altre vitamine del gruppo B. Quindi in conclusione, ci sono pochi studi che provano gli effetti dei macronutrienti e dei micronutrienti sul sonno, ma sicuramente il triptofano è uno di questi che dovrebbe essere incluso insieme alle vitamine del gruppo B, al magnesio e anche al ferro se c'è una carenza di ferro. E quindi, come ovvio, una dieta equilibrata e varia può essere la cosa migliore per affrontare anche un problema di sonno. E noi condividiamo questa concezione del cibo e del sonno con i gatti. Il significato della vita qual è? Cibo e sonno. Grazie.